Grazie Presidente, io mi attengo al tema di cui siamo qui tutti riuniti, cioè il tema appunto della violenza alle donne, che è un tema che mi sente molto, diciamo, quando ieri al telegiornale ho visto che c'erano dei numeri che giravano di tutte le donne che hanno perso la vita, cioè lì dobbiamo essere sensibili e quindi cercare di prevenire. Che significa prevenire? Significa fare degli atti concreti che noi stiamo facendo. Li stiamo facendo questi atti concreti perché io voglio dire ai colleghi dell'opposizione che tutto ciò che uno fa lo fa perché risulta dagli atti, non ci inventiamo nulla. Nel DUP, ad esempio, stiamo finanziando uno sportello antiviolenza in ogni municipio. Che significa? Significa che io avrò un presidio in ogni municipio per aiutare le donne che si trovano in difficoltà in questo comune. 15 persone che stanno lì ad ascoltare, ad avere supporto e ad avere un primo soccorso. Un qualcosa che in questo momento non esiste. Non è un 060606 che fa un servizio alla donna, ma chi subisce violenza si mette al telefono a chiedere aiuto? Ma ragazzi, ma di che caspita la parlate? Di che caspita? Io se sto male e c'è mio marito che mi picchia, voglio avere una persona, il calore vicino, che mi viene ad aiutare, non il telefono. Quindi, ma di che parliamo in quest'aula? Quindi sti 300.000 euro che girano. Prima di tutto è un errore e tra l'altro qua, come al solito, deriva da programmazione che non esiste in questo comune di Roma e che speriamo che al più presto riusciamo a mettere in questi caspitarola di documenti. La cosa che volevo dire è che, come al solito, si fanno manipolazioni di tutto ciò che invece è un ottimo strumento di attuazione. Cose serie. Allora, ritorniamo al discorso della Casa Internazionale della Donna. Allora, la Casa Internazionale della Donna, noi dobbiamo dire come stanno le cose. Noi siamo stati in commissione, io ho conosciuto personalmente queste donne che si danno da fare e sono sinceramente, veramente molto orgogliosa di avere sul territorio romano questo tipo di supporto. Ma il problema è che queste signore che ci aiutano e che fanno un grande lavoro devono pagare l'affitto come lo fanno tutti quanti. Ma perché non riusciamo a capire la differenza tra chi fa attività e la legalità? Cioè un atto, un contratto, tra l'altro che il PD ha fatto firmare tanti anni fa, e che deve essere rispettato. C'è una legalità, noi siamo per la legalità. Se c'è un contratto, se c'è il pagamento di un affitto, deve essere rispettato, porca la miseria. Ma perché non riusciamo a pagare gli affitti come fanno tutti i cittadini qua in Italia? Perché? Allora dico, l'abbiamo anche ridotto del 10%, cioè stiamo andando incontro a queste signore che ci fanno questi servizi sul territorio. Ma allora dico, che cosa vogliono più? Cioè, che dobbiamo fare? Cioè, è assurdo anche questo discorso della Casa Internazionale della Donna che, come al solito, viene strumentalizzata a dovere dalle opposizioni. Dopodiché parliamo anche del discorso per quanto riguarda la convocazione appunto dell'abbaio che diceva per quanto riguarda le elette. Allora, alla consigliera Abbaio le volevo ricordare che se lei partecipava di più alle elette rispetto ad andare alla Commissione Ambiente, forse ci avrebbe aiutato pure a mantenere il numero delle elette, che purtroppo molto spesso noi ci siamo ritrovate in un numero ridotto e non abbiamo potuto fare la commissione. E quindi, cioè, lo so che il problema della commissione eletta è un problema strutturale perché ci vogliono una numerosità maggiore per poter validare la seduta, però se lei avesse fatto una scelta poteva stare nella commissione a lavorare con noi, come
con il lavoro appunto che avevamo affrontato in questo periodo. E poi infine, per quanto riguarda gli asili nido, vabbè, che dire, cioè, noi stiamo facendo un bilancio in cui non aumentiamo le tariffe, che è una cosa fondamentale, perché lì significa diciamo, incidere sulle famiglie, quindi non aumentare le tariffe né per le mense né per gli asili nido, cioè questi sono grossi risultati, nonostante ci abbiamo come al solito una spada di quanti miliardi di debiti, scusate questa mia enza, ma veramente a volte mi sento troppo arrabbiata per sentire queste strumentalizzazioni, mi fanno veramente diciamo, vabbè. E quindi che dire, io sono una donna, sono una mamma, sono una politica, sono una lavoratrice, quindi, cioè, se le donne vogliono, sicuramente c'è tutta la possibilità di fare. Per me l'unica vergogna che abbiamo in questo paese è aver utilizzato le quote di genere. Perché è una vergogna? Perché io sono delle cose che a me danno proprio fastidio. Perché è assurdo che culturalmente dobbiamo avere è come dire, abbiamo uno spazio dedicato a noi. Ma che significa? Cioè, noi dobbiamo già ragionare che le parità ci devono essere a prescindere in tutto, in tutti i luoghi di lavoro, in tutta, nella politica, dappertutto, perché comunque le donne oggi sono, diciamo, sono quelle persone che possono apportare dei miglioramenti all'interno delle istituzioni, perché è proprio la figura femminile che a volte fa la differenza anche nelle scelte politiche. Quindi io spero e mi auguro che questo ragionamento sulla parità di genere sia sempre più improntato a una vera parità di genere. Grazie.